Intervistato da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, Marco Ferri nega la presunta omosessualità che gli è stata a più riprese attribuita. Quasi come se ci si trovasse alle prese con l'ennesima caccia alle streghe, il naufrago dell'Isola dei Famosi è stato costretto a rettificare le voci circolate sul suo conto. Ingiustamente, visto che, come lui stesso sottolinea, il fatto che sia eterosessuale o meno dovrebbe riguardare esclusivamente il diretto interessato. Quando ho sentito queste cose all'inizio ho riso, poi la cosa mi ha lasciato l'amaro in bocca, perché queste affermazioni hanno una vena accusatoria e denotano discriminazione. Come se l'omosessualità fosse svilente del mio essere maschio. Io sono etero, ma anche se fossi gay? Quale sarebbe il problema o il fastidio? E poi dicono che sono effeminato, poi se per loro sono effeminato perché mi lavo, sono pulito, ho cura del mio corpo e non picchio i gay, allora credo che ci vogliano più uomini effeminati. E anzi occhio agli uomini che hanno la repulsione verso i gay. Già la madre Viviana aveva difeso il figlio di fronte ad alcune affermazioni di Cecilia Capriotti che, inizialmente, aveva parlato di Marco in termini di fronte ai quali l'interessato oggi preferisce glissare. Ospite a Domenica Live, l'ex moglie di Riccardo Ferri aveva difeso il figlio, offrendo al contempo una risposta perfetta e scevra da ogni tipo di pregiudizio. E anche se fosse gay mio figlio. Se devo scegliere tra mio figlio che fa i grattini a Jonathan e il fidanzato della signora che darebbe un pugno a Jonathan, allora io mi tengo mio figlio. E poi ad averne uomini con una femminilità spiccata come mio figlio. Che sia un ragazzo pulito e che ha dei sentimenti veri per Jonathan, per me è un valore. Marco Ferri è più femmina di me. In questi termini Cecilia Capriotti aveva parlato dell'ex naufrago nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Chi. Concorrente dell'Isola dei Famosi, aveva raccontato di aver visto Ferri fare dei grattini a Jonathan, comparando quelle tenerezze tra uomini con l'atteggiamento che avrebbe certamente tenuto il suo compagno Gianluca Moviglia di fronte a una situazione dello stesso tipo. Se un uomo facesse i grattini al mio compagno, lui gli tirerebbe un pugno. Chi se ne frega?